Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che è un video haul di Shein. Ho fatto questo haul per delle altre cose in realtà, non tanto per i vestiti che vi vado a far vedere, ma piuttosto perché ho voluto acquistare delle cosine da mettere in casa per rendere la casa un po' più carina, soprattutto le camere dei bambini, perché visto che stiamo iniziando una fase in cui Alessandro andrà in prima elementare, Aurora è in quella fase che non è né troppo piccola né troppo grande, allora ho voluto un attimino modificare un po' le loro camere utilizzando degli sticker. E di questa cosa che ho fatto, diciamo di questo makeover che ho fatto delle loro camerette, trovate un post su Instagram e vi lascio qui il mio Instagram. Andate a vedere i post e seguitemi anche lì, così magari mi aiutate a crescere un pochino. Così come vi consiglio di iscrivermi al mio canale, a me farebbe piacere, perché sono tanti anni che ho questo canale e vorrei che crescesse un pochino, e quindi non vi costa nulla, è totalmente gratis, e quindi cliccate e iscrivetevi. Adesso inizio a farvi vedere i capi. Non mi ricordo bene il prezzo di ognuno, oscillano tutti tra i 6 e i 20 più o meno, massimo che a 30, però per non sbagliare e per non dirvi baggianate, vi lascerò il link di ogni abito e di ogni capo che vi faccio vedere nel box info, in maniera tale che vi rimanda direttamente al capo. Primo capo che vi faccio vedere è una camicia che è fatta in questo modo. È una camicia, come potete vedere, di questa trama, che cos'è? Pitonata, penso, sì, pitonata. Ha questo collo che arriva praticamente fino a qui e poi è totalmente chiuso. È un po' a casacca, è una camicia casacca. Il collo fatto così, tipo alla coreana. E è a manica lunga, ovviamente. Nel frattempo voi starete vedendo i capi indossati. Ed è questa qui, semplicissima. C'era in due tonalità, questa e sulle tonalità del marrone, io ho voluto prendere questa qui. Vi dico che mi piace, mi aspettavo un tessuto un po' diverso, però penso che lavandola acquisti un po' di morbidezza. Però diciamo che come vestibilità va bene, me l'aspettavo un po' diversa nel materiale, ecco, però ci sta, ci sta. È una bella camiciola, diciamo. Secondo capo che vi faccio vedere è un vestito nero con scollo a V sia davanti che dietro, manica lunga, ed è un vestito che arriva sotto al ginocchio. Penso che si dica penso che sia la midi come misura, ed è attillato. Allora, io amo i capi attillati, anche se ho la pancia, anche se ho il sedere, ho le cosce grosse e tutto il resto, però mi piacciono come tipologia di vestiti. Devo dire la verità, questo rimane almeno a me in questa parte superiore un po' larghino, però penso che con un reggiseno, perché io quando l'ho provato senza reggiseno, penso che con un reggiseno riesca a rimanere leggermente più su. Però mi piace veramente tanto, e anche questo è un tantinello largo, però io penso che lavandolo anche questo può restringa leggermente, quindi una volta lavato vi farò sapere. Però mi piace molto perché è un vestito passepartout, nel senso che è un vestito che può essere utilizzato sia con una décolleté, quindi in modalità più da cerimonia, diciamo più bon ton per una serata, e anche con una scarpa da ginnastica per utilizzarlo praticamente tutti i giorni. Io penso che lo utilizzerò in questa seconda modalità, cioè con una scarpa da ginnastica o addirittura con le mie Buffalo, e la utilizzerò per andare a prendere i miei figli a scuola, per portarceli, eccetera, per non andare sempre e solamente in tuta.
l'ho preso per questo scopo, espressamente per questo scopo, e mi è piaciuto tantissimo. Mi piace tantissimo come sta questa scollatura a V e niente, mi piace. Stop, basta. Passiamo ai vestiti che mi sono piaciuti più in assoluto. Allora, questo è il primo vestito. Dov'è il dritto? Ok, eccolo. È un abito lungo, 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 lungo. Cioè, voi starete vedendo le immagini, è veramente lungo. Fatto a mo' di camicia, nel senso che ha tutti i bottoni che arrivano fino giù. Ha questa cintina, diciamo. Il collo a camicia, anche questo, e le maniche lunghe. È total, tutto totalmente leopardato. Io questo ce l'ho in una versione più corta, a mo' di vestitino. Quando l'ho visto mi è piaciuto tantissimo e l'ho voluto prendere. Ho fatto bene perché mi sta anche bene, crepi la modestia. E l'unica cosa che non mi fa impazzire di questo vestito è questa qua, è la cintina. Secondo me, con una cinta nera oppure anche glitterata sul dorato, secondo me farebbe una figura molto molto più bella. Lo proverò. E un'altra cosa che non mi fa impazzire particolarmente sono questi qui. Questi sono i praenti, i laccetti dentro cui dovrebbe passare la cinta, ma sono particolarmente fini e ho paura che si rompano da un momento all'altro. Quindi questa forse è l'unica cosa che non mi piace di questo vestito. E la cinta la cambierò, ovviamente ce ne metterò un'altra. Adesso andrò alla ricerca di una cinta totalmente dorata, glitterata. Però questo è il tessuto, è molto leggero, è un tessuto, non so come si dica, però è velato, quindi è leggero. Non so se per l'inverno proprio quello freddo sia adeguato, ecco. Diciamo che con magari una giacchetta sopra bella pesante, oppure adesso per il periodo di ora, senza calze e con una giacchina di pelle va benissimo. Per l'inverno anche qui vi farò sapere. Passiamo a un altro vestito che mi è piaciuto tantissimo, che ho visto da Manuela Oporto. E appena l'ho visto ho detto no, lo devo prendere anch'io perché è fantastico. Ed è questo qui, è un vestito particolarissimo, devo dire la verità, è un vestito particolare. Allora, un vestitino, innanzitutto la gonna è a doppia balza, ha una fascia in vita elastica, come potete vedere qui, che viene ripresa anche dalle maniche, ok? E poi ha le maniche qua sopra, ha sbuffo, palloncino, non so come descriverle, con il rinforzo all'interno. La manica è velata, quindi è leggero come vestitino ed ha questo scollo a V molto profondo. Allora, il colore è base nera con questi fiori viola e le foglie verdi. Mi piace da morire. Appena me lo sono messo, ho detto: Dio, è fantastico questo vestito. Ma soprattutto non mi aspettavo che un vestito di questo genere mi piacesse particolarmente, perché non è il tipo di vestito che io compro. Ecco, mettiamola così. Io sono più dal vestito di prima. Per farvi capire, molto più liscio, molto più lineare. Questi vestiti con queste cosette al polso, questa manica sbuffo, che è importante poi perché lo vedete da soli, è particolarmente importante. Con queste balze, io è un po' difficile che metta o compri un vestito del genere. Però mi è piaciuto tantissimo, non vedo l'ora di indossarlo, perché veramente è stato quell'acquisto che sapete quando vi innamorate di qualcosa? Ecco, io mi sono innamorata di questo vestito. Fantastico, poi ho cominciato a vederlo praticamente in giro su internet a tutti. Ho detto no, vabbè, adesso che l'ho comprato, se lo so comprato anche altri e va bene. Comunque, bellissimo questo, penso che sia uno dei miei preferiti. E infine ho preso un vestito che allora l'ho preso
presa da un raptus di voglio un vestito da cerimonia lungo, di quelli principeschi, eccetera. L'ho preso su quell'andazzo lì. Però vi devo dire la verità, non so esattamente quando lo metterò. Forse a Capodanno se andremo da qualche parte, ma dubito. Comunque ho preso questo vestito lungo, lunghissimo, mi arriva addirittura sotto i piedi. Poi dalla clip in cui l'ho indossato lo potete vedere. Monospalla, l'altra manica è a manica lunga, totalmente aderente con questo spacco. Non moltissimo profondo, però uno spacco profondo sulla parte destra. Mi piace molto, mi piace come tipologia di abito. Se ci fosse stato di un altro colore l'avrei preso volentieri. L'unica cosa che non mi piace e che magari lavandolo spero che si restringa un pochino è che mi fa un piccolo difettino qui. E anche qui sul discorso reggiseno devo vedere un attimo perché ovviamente senza reggiseno avendo io zero sise mi calava questa parte, quindi probabilmente con un reggiseno sta leggermente più su e leggermente più fermo, però mi è piaciuto tantissimo, tantissimo. Poi penso di impreziosirlo anche questo con una cinta perché effettivamente lungo così totalmente nero. Io non so tanto un amante dei vestiti totalmente neri, tutto completamente nero, cioè bisogna che ci devo mettere qualcosa di colorato. E anche qui una bella cinta, o una bella fascia di quelle glitterate, secondo me ci starebbe bene anche argentata. Ora vediamo un po' che mi invento, perché io poi sono una di quelle che modifica i vestiti a tutto spiano. E niente, questo era tutto l'haul e tutti i capi che ho acquistato. Sono pochi, è vero, però li ho selezionati, nel senso che non volevo fare quella che compra il mondo intero e poi magari mette due o tre cose di quel mondo intero. Ho voluto un attimo selezionarle e ho preso solamente questi. Poi devo fare il cambio dell'armadio. Quindi quando farò il cambio dell'armadio vedrò quello che ho e rivoluzionerò un po' l'armadio, se mi servirà, se non mi servirà. Vediamo quello che succede. Comunque, godiamoci ancora questi ultimi sprazzi di caldo. Io vi ripeto, vi lascio tutti i link dei vestiti e dei capi che vi ho fatto vedere qui sotto nell'info box, così se volete li potete andare direttamente a vedere il capo che vi interessa. Per quanto riguarda le misure, io mi sono misurata col centimetro. La bellezza di Shein è proprio quella che vi lascia sotto alla taglia i centimetri. Quindi meglio di così se more. Un'altra cosa che vi volevo dire, no, mi sa che vi ho detto tutto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, mi fareste molto piacere per far crescere il mio piccolo canale, tanto è gratis, a voi non vi cambia niente e io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!